diritti sulla terra per la metà del cielo. È il tema del primo Festival dei diritti umani di Milano, organizzato dall'associazione Reset Diritti Umani. Dalle spose bambine alle discriminazioni sul luogo di lavoro, passando per l'accesso negato all'istruzione. I diritti, in Europa e nel mondo, per molte donne sono un sogno irrealizzabile, come spiega Danilo De Biasio, giornalista e tra i fondatori di Reset. C'è bisogno di un festival dei diritti umani, abbiamo pensato, perché in un momento come questo, dove i diritti umani vengono calpestati in ogni angolo del pianeta, spesso anche molto vicino a noi, e dove la violenza è ormai non più relegata in zone buie del mondo, ma è entrata direttamente a casa nostra, era importante provare a proporre delle conoscenze, dei ragionamenti, della razionalità, non l'impeto di rispondere alla violenza con la violenza. C'era un macro tema che teneva assieme le varie declinazioni di questi problemi ed era quello delle donne. I diritti che vengono calpestati dalle donne non riguardano e non toccano solo le donne, riguardano tutti noi, perché ogni bambina che non riesce ad andare a scuola perché le viene impedito, ogni ragazza che non può sposare l'uomo o la donna che ama, ogni donna che non ha lo stesso stipendio del suo collega maschio, è un problema non solo per lei, ma per tutti noi, per tutta la società. Inaugurato il 3 maggio con la testimonianza di Nadia Murad, yazida scappata alla prigionia e alle torture dell'ISIS, il festival prosegue alla Triennale di Milano fino a domenica 8 maggio, con un programma ricco di talk e la mostra fotografica di Leila Alawi, in collaborazione con Amnesty International. Tra gli appuntamenti più importanti, la Lectio Magistralis tenuta da Abraham Yoshua e la proiezione del film La sposa bambina sabato 7, con la presenza della regista yemenita Kadia Al-Salami. Domenica, invece, l'evento conclusivo con la premiazione del miglior documentario sulla diversità tra i 22 in concorso.